Amazon Music, Apple Music, Spotify, YouTube, Google Music, Deezer e molti altri. Cosa sono? Sono ovviamente delle piattaforme per ascoltare la musica in streaming e anche per scaricarla. Bene, ciao a tutti, oggi abbiamo inquadrato subito il tema. Tutti questi software, tutte queste piattaforme dei colossi che distribuiscono musica, un tempo la musica era in vinile, poi è arrivata su CD, dopodiché c'è stato un tempo particolare e sono ormai tempi abbastanza lontani nei quali ci scaricavamo paccate di musica negli hard disk. MP3 di dubbia qualità, di tutti i generi, film in AVI, in MP4 e in altri formati. Ovviamente ora c'è da un lato una maggiore e migliore qualità e velocità delle connessioni web e dall'altra la necessità di evitare la pirateria musicale. Molto lontani, come dicevo, sono i tempi di, non so se ricordate veramente, Napster, Emule, i vari torrent, i vari software per scaricare i torrent. E regolarmente questi fornitori aprivano dei server, regolarmente venivano oscurati e regolarmente se ne trovavano degli altri. Ora questa necessità che appunto abbiamo di evitare la pirateria musicale ha fatto sì che ci sono tre o quattro colossi a livello mondiale che si spartiscono questa enorme torta, questa possibilità quindi di scaricare e ascoltare musica in streaming. Ne prenderemo in considerazione solo tre o quattro, quindi Apple Music, quindi Amazon Music, Spotify, YouTube Music, le quattro piattaforme più titolate per ascoltare e scaricare musica. Le prenderemo in considerazione sotto quattro aspetti: il prezzo, la qualità audio, quindi la qualità di ascolto, i social, cioè come che impatto hanno sui social e cosa c'è sui social per quello che riguarda la musica, e la ricerca dei brani, che è importante perché sono disponibili milioni e milioni di brani. Bene, intanto guardiamo il prezzo. Tutti offrono, diciamo, lo stesso abbonamento, più o meno la stessa tipologia, 9,99 euro, con alcune piccole differenze. Tutti offrono il mese gratuito, meno Apple Music, che offre 3 mesi gratuiti. Apple Music ci consente di pagare 99 euro l'anno risparmiando qualcosina. Tutti hanno l'abbonamento per gli studenti, Amazon Prime, per chi ha Amazon Prime, Amazon Music ha qualche sconto, quindi si paga un po' di meno. Abbiamo anche YouTube Premium, cioè YouTube Musica, nel quale troviamo un po' di tutto, artisti emergenti. Comunque il prezzo è 11,90 euro al mese, con il solito mese gratuito di prova, dopodiché si può bloccare il nostro apparato e quindi ascoltarsi tutta la musica senza la minima pubblicità. C'è anche un piano studenti a 6,99 euro e c'è il piano famiglia a 17,99 euro, che consente a 6 persone della stessa famiglia di avere lo stesso abbonamento family. Lo hanno Amazon Music, lo ha Apple Music e anche Spotify, e più o meno si equivalgono. Sia Spotify che Apple Music offrono
l'abbonamento per studenti a 4,99 euro mensili, mentre Amazon Music offre il piano Eco a 3,99, cioè quelli che hanno l'apparato Amazon Echo. Spotify diciamo che batte tutti, e multipiattaforme. Infatti io sono qui con il mio PC sulla schermata di Spotify, ed esattamente sulla schermata dove c'è il mio podcast. Perché batte tutti? Perché ha un piano, diciamo, anche gratuito, con moltissimi limiti, cioè non si possono scaricare brani musicali come in nessuna altra modalità gratuita. C'è la possibilità di ascoltare fino a 6 brani durante un'ora, se passiamo da un brano all'altro. Se invece lo facciamo andare, possiamo ascoltarci diversi brani in modalità casuale, quindi si può scegliere un solo artista o un album, dopodiché si possono ascoltare gli altri brani con anche della pubblicità nel mezzo. Più interessante però è la versione desktop, perché in questa versione che ho io in questo momento almeno possiamo selezionare brani ed altre cose con pochissima pubblicità tra un brano e l'altro. Il servizio, quello semi gratuito, quello di Amazon Music, per gli abbonati di Amazon Prime, però il numero dei brani è notevolmente inferiore, più o meno su 2 milioni. Su YouTube si possono ascoltare brani, ma ovviamente ci sono le pubblicità che inframmezzano. Spotify è il servizio multipiattaforma, diciamo, quindi è da un certo punto di vista il più efficiente, quello che è nato prima, è anche più veloce nelle ricerche e meglio indicizzati sono i brani, e anche ci sono molti artisti, anche artisti emergenti. Ci sono delle 6 daily mix, cioè ogni giorno Spotify propone una serie di 30 brani mixati insieme, scelti più o meno fra i brani che noi abbiamo preferito, che sono nelle nostre playlist. Questo ci consente anche di scoprire molti altri brani che noi non conoscevamo, e anche altri generi musicali sempre diversi. E poi esiste una weekly compilation, una sorta di mixtape dove ci sono tutti i mix della settimana. Spotify ha molto investito anche sui podcast, infatti esiste la possibilità di ascoltarsi i podcast. C'è quindi il mio podcast Non di Sola Tecnologia anche, e ovviamente è interessante proprio perché io posso anche attraverso Spotify far conoscere i brani del mio podcast. E tutto questo fa veramente la differenza. Ci sono anche delle ottime radio, quindi uno a partire da un brano può generare una specie di radio, cioè diversi brani che possono essere interessanti. C'è un'altra possibilità per quanto riguarda il prezzo, Together Price, che è un totale della condivisione. Praticamente con 3,49 euro mensili si può avere un abbonamento a Spotify con altri utenti, quindi condividendo lo Spotify con altri utenti. E se crei invece tu, se noi creiamo un account, ogni mese la quota ci viene rimborsata, praticamente lo abbiamo a fine mese gratuito. E quindi è un sito molto interessante. Alla fine
Spotify e può essere gratuito. Prendiamo in esame l'altro criterio, quello della qualità audio dei brani. Spotify arriva a 320 kB, Amazon Music ha tre livelli distinti di qualità, tuttavia non viene specificato l'entità, quindi non si sa a quanto corrispondano e non ha mai rivelato questi suoi valori. Dipende anche appunto se abbiamo Amazon Prime, se abbiamo Amazon a pagamento, mentre Apple Music ce l'ha a 256. I brani stimati dai tre servizi sono rispettivamente 50 milioni per Amazon Music e Apple Music, mentre 35 su Spotify. Tuttavia, su questi dati io non posso dire più di tanto perché questi dati risalgono un pochino di tempo fa. Non sappiamo su YouTube Music quale sia la qualità del brano. Ora prendiamo in esame il parametro dei social. Interessante su Spotify è la possibilità di rendere condivisibili le playlist nostre. Mentre su Apple Music è interessante poter vedere quello che ascoltano i nostri amici oppure i nostri familiari, nel caso sia sottoscritto un piano familiare. Su Amazon Music esiste l'opzione degli utenti che hanno ascoltato qualche brano, i vari brani. E anche le radio su Spotify. Sulla ricerca il migliore sembra essere quello nato ultimo, che comunque racchiude molte grandi possibilità, Amazon Music e anche Spotify hanno veramente moltissimi artisti emergenti, e mentre la ricerca su Apple Music è un pochino più farraginosa, un pochino più antiquata. Sui testi su Amazon Music ne è totalmente privo. Su Spotify funzionano male, abbastanza male, mentre funzionano molto bene su Apple Music, cioè i testi che troviamo a corredo dei brani musicali. Quindi, come possiamo vedere, ciascuno di questi ha, insomma, degli aspetti positivi e degli aspetti no negativi. Ora, quale sarà il migliore di questi? Non abbiamo considerato gli altri, YouTube, Music non più di tanto, e Deezer neanche, ma secondo voi qual è la piattaforma di streaming più interessante e migliore? Fatemi sapere nei commenti. Io questo video l'ho fatto perché nel mio blog esiste un articolo che a distanza di un anno continua ad avere visualizzazioni, è il più cliccato e il più visto. Quindi mi auguro che anche questo lo sia. Mi auguro di aver fatto un servizio abbastanza buono. Con questo io vi saluto, vi ringrazio molto e vi rimando al prossimo video. Vi chiedo la sottoscrizione al canale e quindi di cliccare sulla campanellina per evitare di perdere i prossimi video. Vi saluto e vi ringrazio molto. Ciao a tutti. Ciao ciao.